E allora a questo punto facciamoli entrare i nostri ospiti, ovvero la sindaca del comune di Lucignano, Roberta Casini, e il professor dottor Stefano Biagiotti. Eccoli qua, benvenuti alla nostra live di questo pomeriggio, grazie davvero. E allora, Grazie. Buonasera. prima di andare a rispondere alla domanda che ho precedentemente fatto al nostro antropologo, direttore della nostra testata, vado sulla sindaca perché, come ho già detto in apertura, il comune di Lucignano è il capofila di questo progetto. Un progetto nato e condiviso dal basso, perché questo progetto è stato fortemente voluto dal comune di Lucignano e poi dal resto degli altri comuni della Val di Chiana. Sì, grazie. Effettivamente nasce un po' da un sogno, no? Lo ripeto sempre, mi piace ripeterlo, perché Lucignano è uno dei più piccoli, forse il più piccolo insieme a Marciano, dei comuni che fanno parte di questo progetto. Io un giorno, in una bella giornata di maggio, quando si poteva fare ancora una maggiolata, ero sulla nostra Fortezza Medicea e guardavo questo bellissimo territorio, dove da una parte si vede la Val di Chiana Aretina e dall'altra si vede la Val di Chiana Senese. E lì, sognando, di beh, questo territorio bisogna iniziare ad unirlo veramente, un po' ricordando quello che era stato il percorso fatto con l'Aglione, perché l'associazione dell'Aglione è stato il vero primo progetto nato dal basso che ci ha visto riuniti tutti insieme, però lì avevamo avuto la spinta grossa del mondo produttivo, perché devo dire, insomma, la politica ci ha creduto, le amministrazioni ci hanno creduto, però sono arrivate successivamente. E lì ho detto, beh, mi piacerebbe molto riunire tutta la Val di Chiana, chiamare i miei colleghi e iniziare a ragionare insieme in quello che può essere un progetto che veda un riconoscimento paesaggistico per questo territorio. Anche perché noi venivamo da un percorso non bellissimo della Val di Chiana Aretina, che era un po' tutta la battaglia fatta come comuni della Val di Chiana, insieme anche alla provincia, per il sito delle biomasse prima di Castiglion Fiorentino, successivamente dell'area fra Castiglion Fiorentino e Cesa. E meno male che abbiamo scampato quella problematica importante. Quindi, consci di questo, volevamo proprio far dire e dire al mondo che la nostra Val di Chiana non è un terreno per questo, ma anzi la cultura che c'è, le culture che ci sono nella nostra Val di Chiana, cioè tutto mettere insieme un po' tante cose che facessero parlare di questa storicità del nostro territorio, ma la proiettassero verso il futuro, mantenendo però le origini, il paesaggio e quindi cose che in realtà forse possono essere anche ottime a livello economico, ma sicuramente non per questo territorio, non vanno bene per il nostro territorio. Mi ricollego un po' a quelle che Valentina faceva all'inizio, i riferimenti, quello che sta succedendo adesso nel Senese. Purtroppo noi ci siamo passati e l'abbiamo vissuto e mi auspico veramente che poi si capisca che questi non sono siti dove poter lavorare in questo. E quindi lì era proprio nata questo incontro con quest'idea. E ricordo in quella bellissima mattina tutti quanti insieme in questa riunione nella sala del Consiglio di Lucignano, dove proprio il professor Stefano Biagiotti lanciò l'idea dell'iscrizione del paesaggio rurale storico. Da lì iniziamo a lavorare, anche perché c'era già una prima candidatura che aveva avuto delle problematiche come iter comunque che aveva fatto qualità e sviluppo rurale, e da lì si è sviluppata quella che poi è stata invece il progetto di candidatura della Val di Chiana, quello che poi ha avuto qualche mese fa il riconoscimento che tutti aspettavamo. Però è uno di quei progetti che veramente non solo dalle amministrazioni che ci hanno creduto e hanno sognato, io e tutti quanti i colleghi, li voglio sempre ringraziare perché non c'è stato un comune che ci ha creduto di meno, siamo stati veramente tutti convinti di andare oltre. Il team tecnico che ha lavorato, che è stato un team affiatato, che ha dato il massimo, io con loro mi sono rapportata molto spesso in questo lungo, ma comunque direi anche breve percorso, perché a volte quando si parla di questi percorsi, gli anni sembrano quasi giorni, invece devo dire che poi è arrivato
molto velocemente, nonostante il Covid, che forse se non c'era il Covid arrivava prima. Insomma, vedere una scuola di sindaci tutti con la fascia, che quando abbiamo la fascia noi, per me è un'emozione, perché rappresentiamo i cittadini, e lì ci sono tante migliaia di cittadini rappresentati in questi 11 comuni tutti insieme che portano avanti un progetto, è proprio l'esempio di ciò che parte dal basso. E poi la grande voglia di rapportarsi con tutto il mondo economico, associativo del territorio, e quindi andare a presentare la nostra idea a tutti quelli che potevano essere, fare concertazione, tutti quelli che potevano avere un interesse. Abbiamo fatto tanti incontri con le varie associazioni, con la cittadinanza, con le università, le scuole. Abbiamo preso l'Istituto Vegni un po' come da esempio, dove abbiamo presentato il nostro progetto di candidatura, e dove io sinceramente vorrò andare anche a presentarvi il finale, quindi ciò che adesso è veramente l'iscrizione, quello il nostro paesaggio storico rurale così come è scritto nel registro. E lì abbiamo visto da parte di tutti un interesse vero, no? Quello, e vedete anche dalle foto che sono state assemblee decisamente molto, molto partecipate. Da lì poi abbiamo costituito il comitato promotore, dove devo dire oltre agli 11 comuni è entrato la Camera di Commercio di Arezzo Siena, tutte quante le associazioni di categoria, quindi tutto rappresentante di tutto il mondo economico, l'Università Telematica Pegaso, la Sapienza e non ultima per importanza la Regione Toscana, che devo dire ha sempre creduto in questo progetto, il tutto coordinato da Qualità e Sviluppo Rurale. Questo è stato un momento e vari momenti importanti, perché con il comitato promotore poi abbiamo redatto effettivamente quella che è stata la proposta del dossier che ha visto poi l'inserimento della Val di Chiana nel registro dei paesaggi rurali storici. Un'emozione grossa rivedere con voi queste foto e dire che un progetto nato dal basso si vede da queste sale che sono stracolme di gente attente al paesaggio, attente a tutto quello che è di interesse della nostra Val di Chiana. E quindi prima Alessio faceva riferimento alla conservazione, no? All'integrità del paesaggio, che effettivamente è uno dei requisiti che abbiamo, perché altrimenti non eravamo iscritti nel registro. Allora, noi oggi sappiamo che si è mantenuto, quindi in qualche modo abbiamo il compito però di continuare a mantenerlo, perché non finisce certo qui il mondo, fortunatamente, e quindi adesso ancora di più credo che dobbiamo sentire tutti quanti, le amministrazioni, i cittadini, le associazioni, i rappresentanti del mondo economico, la sfida di poter mantenere questa integrità, che in realtà poi ci vuole anche poco a perderla. Infatti non ci sono vincoli giuridici, come ricordava prima Alessio, ma per me ci sono dei vincoli morali forti, perché abbiamo voluto questa iscrizione e adesso dobbiamo veramente capirne il senso. Cioè, io qualche volta, non ricordo, in varie occasioni ho detto, si deve un po' percepire che noi stiamo disegnando un'altra Val di Chiana del futuro, cioè quella che non può vedere i progetti che si sono appena citati, ma quella Val di Chiana che dovrà guardare invece ai prodotti locali, alla biodiversità, alla scoperta anche del biologico, di tutto quello che è sostenibile da un punto di vista economico, agroalimentare, veramente lavorare in un team diverso. E qui entra un po' insieme alla fine il concetto che ricordava Alessio di fare rete fra i comuni. Abbiamo iniziato, è vero, forse la cosa più grande è stata quella di iniziare a fare rete e lavorare insieme. E ora è la parte più importante è quella di continuare, perché sono nati altri progetti, la comunità del cibo in primis, che è l'altro grande progetto al quale stiamo lavorando, e tutto questo dovrà anche confluire insieme alla comunità del cibo, non dimenticandosi del progetto delle Leopoldine, che è stato portato, il recupero delle Leopoldine, che è stato portato avanti da Regione Toscana e che ci vede tutti quanti coinvolti. Tutto questo ci porta a proiettare una visione della Val di Chiana toscana. Lasciamo da parte ormai le province
che guarda al futuro e guarda ad una qualità e uno sviluppo della propria vita che è completamente forse diversa da quella dove qualche anno fa invece si guardava e quindi venivano fuori progetti come le centrali biomasse o cose del genere. Oggi spero che tutti insieme si abbia la forza di non farli minimamente avvicinare. Grazie, Sindaco. Vai, Alessio, sì. Grazie. No, volevo approfittarne perché mi volevo allacciare a questo commento per salutare Stefano e fare a lui una domanda particolare, ovvero ci siamo dimenticati all'inizio di spiegare bene qual è l'area di candidatura. Abbiamo parlato di Val di Chiana Toscana, ovvero 11 comuni. Per spiegare l'area della candidatura, l'area oggetto della candidatura, volevo far vedere a Stefano una foto particolare, in realtà un disegno che vediamo spesso. Sì, questa ecco, è... ci puoi spiegare qual è l'area oggetto di candidatura? Allora, questa intanto è una fotografia di una cartografia di Leonardo da Vinci del 1502 e l'area che è stata candidata ai paesaggi rurali storici è proprio quella che voi intravedete nella fotografia di colore celeste, la parte centrale, la parte lacustre della Val di Chiana prima della bonifica. Tant'è che il nostro progetto era proprio quello di portare a conoscenza e a farci riconoscere come paesaggio storico che cosa? Le opere della bonifica leopoldina, quindi l'assetto idrografico della Val di Chiana post riforma e puntando anche sul fatto di un sistema economico che viveva in Italia, in Toscana e in particolare in Val di Chiana, che era quello appunto della famiglia Mezzadrile e del sistema economico della Mezzadria. Un'area di 23.700 chilometri ettari, quindi un'estensione molto grande anche per il paesaggio portato in candidatura al Ministero. È l'unico esempio che oggi abbiamo di paesaggi iscritti nel registro, che in questo momento tra quelli già approvati e quelli in fase di approvazione sono circa una quarantina in tutta Italia, quindi non sono tantissimi. È l'unico che per dimensioni e per tipologia di paesaggio, nel senso che ci sono anche altre opere di bonifica, altri paesaggi bonificati, ma le opere dell'ingegno che noi ritroviamo nella nostra Val di Chiana è una cosa unica. È unica perché è una bonifica in contropendenza, vale a dire, significa che le opere di regimazione delle acque corrono in senso contrario all'andamento naturale del terreno. Ancora più semplicemente, il canale maestro della Chiana, anziché avere la direzione di deflusso che aveva nell'epoca romana, quindi andando verso il Tevere, Pietro Leopoldo pensò bene di portare queste acque della Val di Chiana in Arno e quindi l'area candidata è dalle chiuse dei monaci alle porte di Arezzo, al limite tra il comune di Civitella in Val di Chiana e il comune di Arezzo, fino a 7 km a sud di Chiusi, dove troviamo becca di questo e becca di quello, le due torri che fanno la confine tra quello che era lo Stato, il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio. Quindi un'estensione molto grossa, un'estensione che vede nel soprasuolo parti di storia. Io vedo questa slide che Alessio sta presentando, di cui una è la fattoria di Brolio, che è una fattoria granducale, una delle 10 fattorie granducali, e sotto invece abbiamo le famose Leopoldine, i fabbricati che dopo la riforma furono costruiti per dare dal ricovero ai mezzadri che avrebbero lavorato questi terreni che erano sorti dalla bonifica appunto di Pietro Leopoldo. La nostra area è un'area che va da 260-270 metri sopra il livello del mare ai 125-130 metri sopra il livello del mare, quindi era la parte della laguna, e un'area che vocata all'agricoltura, un riconoscimento importante che non ha vincoli, ma è un riconoscimento importante perché, come diceva il sindaco di Lucignano, ci fa pensare
a che cosa abbiamo in mano e a come poterlo utilizzare. Quando a settembre andammo come gruppo di lavoro alla presentazione del dossier all'Osservatorio Nazionale, mi venne in mente una cosa: come poterlo trasmettere, questo documento, questo foglio, come poterlo trasmettere alla cittadinanza, perché ne facesse un buon uso, perché ne facesse un uso. E sinceramente ci stiamo arrivando, cioè i nostri residenti sono i primi ad accettare questo riconoscimento, prima dei turisti, perché grazie a questo riconoscimento noi abbiamo compiuto un'opera di valorizzazione e di marketing territoriali non indifferenti. Pensate alle attività agrituristiche che possono vantare il fatto di potersi fregiare del fatto che hanno la loro sede all'interno di un territorio riconosciuto di valenza storica da parte del Ministero delle Politiche Agricole. Ma anche altri, oltre al discorso del marketing, ci saranno anche benefici diretti, perché questo progetto dell'Osservatorio Nazionale dei Paesaggi Rurali fa parte di quel numero sostanzioso di misure del piano di sviluppo rurale, e quindi c'è da parte del Ministero e quindi da parte delle regioni ci sarà un'attenzione particolare per progetti come i PIT, i piani integrati territoriali, come i gruppi operativi, nelle misure che vadano nella direzione di un miglioramento, di un'implementazione di quella che è la biodiversità e della ricostruzione anche di quegli habitat che erano proprio appunto della Val di Cana. È evidente che non potremo chiedere ai proprietari di rimettere le viti maritate a vivo con le piante. È evidente che saranno anche questi degli strumenti di biodiversità che dovranno essere presi in considerazione. L'agricoltura sta cambiando, i filari negli anni 60 non sono stati divelti perché la meccanizzazione e il reddito, il profitto avevano appunto agevolato questa scelta di conduzione produttiva. Oggi ritorniamo indietro, cioè ritorniamo ad aumentare quella che può essere il grado di biodiversità, e quindi questo, ci saranno delle misure che la Regione Toscana sicuramente destinerà a un ripristino di questi paesaggi, e saranno prioritari i territori, quindi le proprietà private, i comuni che hanno la loro sede all'interno di questi paesaggi rurali riconosciuti. E noi abbiamo la fortuna di avere un'area molto vasta, perché 11 comuni non sono pochi. E questo, quindi, io confido appunto che la Regione, così come ci ha promesso, le tenga molto in considerazione. Tra l'altro, Stefano, questo una delle prospettive, no, per il futuro è proprio quella di, come hai detto tu, valorizzare il territorio e le sue tipicità agroalimentari. Proprio negli ultimi giorni, è notizia proprio degli ultimi giorni, che la Regione Toscana ha inserito in un registro particolare e all'anagrafe nazionale l'Aglione della Val di Chiana, diciamo insieme a un altro prodotto che ovviamente non è della Val di Chiana ma comunque è del territorio toscano. Quindi vi state lavorando proprio su due binari, no? Sì, tuteliamo il territorio, ma tuteliamo anche la tipicità dei prodotti proprio per come si dice, no? Lavorare in rete su più fronti. Sì, il 26 di gennaio l'Aglione della Val di Chiana insieme al grano 23, che sono le due specie erbacee che sono state caratterizzate da terre regionali toscane su commissione della Regione Toscana, sono state inserite in questo elenco, in questa anagrafe delle specie in via di estinzione. Anche questo è un risultato molto importante, perché mettiamo un punto fermo all'Aglione della Val di Chiana e nel percorso sempre di caratterizzazione geografica, di dare la certezza al consumatore finale della provenienza del bene, ma soprattutto anche per mettere un punto fermo di che cosa è, quale è, che forma ha, come si sviluppa l'Aglione della Val di Chiana. Un risultato importante, sì. Un risultato che va di pari passo al paesaggio, sì. Perché dietro ai prodotti agroalimentari tradizionali, così come dietro al paesaggio, c'è una storia, c'è una cultura, ci sono aspetti antropologici comuni che vanno valorizzati, che vanno
oltre che valorizzati, riscoperti e tramandati. Quello che io comincio ad avere 50 anni, quindi ormai diciamo che potrei essere arrivato, però quello che vedo e mi dispiace è che le nuove generazioni probabilmente non hanno avuto gli strumenti per poter venire a conoscenza di queste tradizioni. Allora ben vengano le feste di socialità dove si tramanda il fatto dell'appiciare, ben vengano iniziative di valorizzazione di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali di un'area. Cioè, dietro al Leglione della Valdichiana c'è una storia dove delle famiglie di Foiano e di Lucignano andarono a ripopolare l'isola del Giglio, cosa per la quale ci stiamo lavorando, perché il sindaco dell'isola del Giglio è interessato a questa cosa qua. Poter capire anche come veicolavano all'epoca, come si muovevano all'epoca i prodotti agroalimentari. E quindi sì, stiamo lavorando insieme a le amministrazioni, gli enti locali, cioè soprattutto le amministrazioni comunali sono attente a questa cosa e ci danno a noi, che probabilmente, no, che noi probabilmente, che noi siamo i tecnici, ci danno lo stimolo ad andare avanti a questa ricerca. Ma oltre a questi prodotti dell'Aglione, che è stato un modello che ha avuto una buona espansione, tant'è che ha interessato anche la regione Umbria, i comuni dell'Umbria a entrare all'interno di un percorso di DOP. Ma questo sta all'intelligenza della classe politica, senza, in maniera molto trasversale, senza ideologie o cose politiche. Cioè, qui la governance locale ha creduto che paesaggio, prodotti agroalimentari, mantenimento dei terrazzamenti, quindi del paesaggio, del territorio, era un valore aggiunto per promuovere appunto un'area, promuoverla dal punto di vista della sostenibilità, quindi dal punto di vista della sostenibilità turistica, ma anche dal punto di vista della sostenibilità dei residenti, perché un'area è sostenibile se per prima è sostenibile per i residenti, per chi ci abita, per chi ci vive. L'ultimo progetto che hanno, diciamo così, strutturato i politici locali, quello della comunità del cibo, va verso una sostenibilità economica. Ma una sostenibilità economica significa anche mantenere i residenti in un territorio, e forse, perché no, anche quale strumento per ripopolare certe zone e quindi interrompere quel flusso che alcuni comuni hanno di decremento demografico. Quindi c'è un cambio di paradigma. Da 10 anni, 7 anni a questa parte stiamo lavorando di area, e io mi devo congratulare, per tramite Roberta, che rappresenta, è il sindaco di Lucignano, ma in questa trasmissione qui rappresenta tutti i sindaci dell'area del paesaggio rurale, ma anche della comunità del cibo. Devo farmi i complimenti, perché girando per l'Italia non si trovano sinergie di questo tipo. E questo, e questa cosa qui non è positiva. Cioè, il vivere ancora per campanili è perdente. Primo, perché in questo momento le energie significa uno sfruttamento migliore delle teste, delle idee, ma soprattutto anche una razionalizzazione della spesa, un utilizzo migliore delle risorse economiche. E credo che la Valdichiana in generale ormai abbia dato veramente dimostrazione di quanto vantaggio, di quante leve positive ha il lavorare tutti insieme, senza prendersi tante medaglie se io faccio il capofila o non capofila. Cioè, in queste esperienze che io ho avuto, il capofila è quella che si è rotta di più le scatole, o si è rotto di più le scatole perché deve seguire la parte tecnica, andare in regione, tutto il resto. Questa è una vittoria di tutta un'area, che poi la Roberta, in questo caso, o la sindaca di Civitella, gestisca il gruppo. Questo io ho sempre visto in loro un atteggiamento invece molto altruista, ecco, di condivisione di queste vittorie, perché questa è una vittoria. E ora qui le strutture che fanno promozione locale, dalle piccole proloco alle sovrastrutture, devono capire che loro hanno alcuni valori aggiunti e hanno l'obbligo di promuoverli: il paesaggio storico, i pici nell'inventario nazionale dei prodotti agroalimentari, l'aglione, la mela rugginosa, la mascina. Cioè, ognuno qui deve fare il suo. I tecnici hanno fatto il loro riportando a casa i risultati, i politici hanno fatto il loro dando il là. Ecco, ora poi gli altri devono utilizzare questo strumento che gli viene messo tra le mani. Io ho una domanda per la sindaca, collegandomi a quello che ha detto Stefano.
Questo progetto di cui abbiamo parlato, del paesaggio rurale e storico per la Val di Chiana Toscana, è durato più di 2 o 3 anni e ha visto avvicendarsi 3 diversi ministri, ministeri competenti di 3 diversi governi. Stiamo entrando nel secondo anno di Covid, abbiamo visto 2 amministrazioni regionali diverse. Per un piccolo comune come Lucignano, comunque, quanto è difficile lavorare in questa situazione? Come sta vivendo la situazione non solo locale ma anche globale che stiamo vivendo, e questi progetti in qualche modo possono aiutare o possono comunque dare un peso aggiuntivo alle difficoltà che vive un piccolo comune, che comunque si trova in delle situazioni, immagino, non semplici? Ma allora, devo dire che è sempre complicato da un piccolo comune rapportarsi, no? Perché a volte i piccoli sono comunque più in difficoltà. Ora, io devo dire che in Toscana, ma neanche al Ministero, questa condizione non l'ho mai trovata, ma anche perché in questo particolare frangente mi sono mossa rappresentando effettivamente un territorio molto vasto e quindi 11 comuni, e questo ha portato una voce più potente di quella che poteva essere la semplice cittadina di Lucignano. A livello regionale abbiamo affrontato il cambio, devo dire che con il nuovo assessore io ho condiviso questa opportunità, e lei sta studiando ancora l'opportunità che potrebbe dare all'intera Toscana il paesaggio storico rurale della Val di Chiana. Con il Ministero, ora ancora, il nuovo Ministro, non sappiamo cosa possa pensare, devo dire che eravamo arrivati in qualche modo ad avere contatti con il precedente ministro, che poi non abbiamo fatto più in tempo neanche giusto a farci dare il riconoscimento in quella sede. Però credo, ora, per approfittare, proprio perché secondo me questo l'ho visto spesso e volentieri come un punto di partenza e non di arrivo, il riconoscimento che abbiamo, credo che dobbiamo lavorare anche perché far capire allo stesso Ministero che l'importanza dei paesaggi storici rurali non è soltanto un bollino che tu metti ad un territorio, ma poi devono seguire delle pratiche su quel territorio, anche dagli stessi enti, Ministero o Regione, perché altrimenti non interessa a nessuno, credetemi. Cioè, farsi belli di un riconoscimento, per cui importante che sia, ma alla fine che comunque non porta poi un grandissimo risultato. Quindi la scommessa di adesso è quella di andare oltre, di lavorare con il Ministero, perché a questi 40 e tot che sono adesso di paesaggi rurali storici, comunque preveda un futuro, preveda dei canali di finanziamento, preveda qualcosa che si possa continuare a lavorare. Così con la stessa nostra regione toscana, che vada in questa direzione anche di finanziamenti, anche di previsione nel piano di sviluppo rurale, e quant'altro possa esserci un riconoscimento, anche perché altrimenti se no risulta veramente difficile poi i marchi di qualità, che poi comunque sono finalizzati a se stessi. Noi su questi, te lo dico sinceramente, non ci ho mai creduto io, e credo di parlare a nome di tutti, non ci ha mai creduto nessuno. Quindi questo deve essere veramente un volano di cui il professor Piaciotti parlava, anche di sviluppo del territorio, altrimenti ecco, abbiamo forse toppato il percorso, cosa che io sinceramente non credo, e che vi prometto che io insieme a tutti quanti i miei colleghi nei prossimi anni lavoreremo per pungolare soprattutto il Ministero, per fare in modo che non sia soltanto un riconoscimento ma che si possa lavorare in sinergia anche con i piccoli comuni come Lucignano, però per dire questi abbiamo fatto un percorso che è un percorso importante, tecnicamente lungo ed impegnativo, come sapete meglio di me, e che quindi alla fine questo riconoscimento deve però avere delle buone pratiche e delle linee, canali di finanziamento che vadano anche a implementare l'economia di quel territorio. Ecco, io tra l'altro volevo citare tutto il gruppo di lavoro, perché ancora non l'abbiamo fatto. Il gruppo di lavoro che ha partecipato, ha presentato appunto il dossier per questo progetto, è il professor Andrea Iacomoni, il professor Stefano Biagiotti, il dottore Filippo Masina e appunto il dottore antropologo Alessio Banini.
Un'ultima domanda per la sindaca, un po' l'ha accennato lei all'inizio, no? Che in questo momento il nostro territorio è impegnato in un'altra battaglia, che è quella appunto contro la costruzione di questo fantomatico sito di scorie nucleari. Ricordiamo che il territorio è inserito nel A2, quindi ad ora non c'è possibilità che venga fatto in questo territorio tra Trequand e Pienza, però mi riallaccio al discorso iniziale, un altro progetto di rete che tutti i sindaci e tutti i territori stanno portando avanti proprio per dire no a questo progetto. Sì, è molto importante, credo che non debba essere data la sola solidarietà ai comuni del Senese che in questo momento stanno lavorando per fare in modo che questo non possa andare ulteriormente avanti, e devo dire che sono state poste anche da noi tutte quante le azioni, perché abbiamo condiviso e porteremo nei nostri consigli comunali gli ordini del giorno che già sono sulla falsariga, sulla bozza che è stato approvato in tutti i consigli comunali dell'area senese, ma in più io credo che stiamo lavorando anche come Toscana. Io ho fatto vari incontri anche come ANCI Toscana insieme a tutte quante le associazioni di categoria, insieme ai comuni, proprio per sensibilizzare comunque un mondo rispetto a questa richiesta e quindi a portare anche le loro istanze. Io personalmente condivido tutto quanto è stato portato avanti dai tecnici anche della parte senese, perché credo vivamente che non è stato preso in considerazione tante situazioni che fanno parte invece di questo territorio, una per tutte, quando pensiamo al territorio che va fra Trequand e Pienza e pensiamo ad una logistica vera di come arrivare con quel materiale, come portarlo lì, cioè capiamo bene che forse questa gente che non sa nemmeno dov'è Trequand e Pienza, perché o pensa di tirarcelo con un elicottero, forse le strade non sono consone per arrivarci, quindi questo significa veramente che è proprio una cosa fatta da Polino, e spero che nel momento in cui poi siano fatti emergere tutta una serie di difficoltà, ma soprattutto per esempio quello è un territorio, come sappiamo, a livello di agricoltura molto importante, cioè un territorio che vede da una parte il nobile di Montepulciano, il Brunello, culture importanti, insomma non si può riconoscimenti di paesaggi dell'UNESCO come quello della Val d'Orcia, paesaggi storici rurali come quello che accanto a noi abbiamo, infatti a Trequanda, con un altro paesaggio storico rurale, oltre al limitrofo della Val di Chiana. Quindi insomma tutti questi devono essere elementi che devono essere fatti emergere. Io però ho trovato su questo anche il pieno consenso di tutte quante le associazioni del mondo agricolo toscane, e devo dire che penso sia una battaglia che possiamo vincere serenamente. Anche qui serve naturalmente la convinzione e la determinazione di remare tutti nella stessa direzione. E un'ultima domanda per Stefano, giusto. Perché il centro della candidatura, la principale discriminante che è stata valutata e che secondo me può essere uno spunto di riflessione anche per il futuro, è il concetto di integrità. Ecco, ci puoi spiegare qual è il valore di integrità del paesaggio della Val di Chiana Toscana e perché questo è stato valutato positivamente dall'Osservatorio Nazionale per l'inserimento nel Registro Nazionale? Quando andiamo a determinare l'integrità di un paesaggio dobbiamo fare quella che si chiama la VASA, una valutazione storica ambientale. Che cosa è questa? Non è altro che un confronto tra la situazione cartografica del 1953 e il volo aereo più vicino a noi, il nostro per esempio era del 2013. Sovrapponendo le due cartografie vengono lette le differenze dell'uso dei suoli, e da questo viene creato il grado di invarianza e quindi l'integrità del paesaggio. La nostra integrità è al 76,75%, quindi significa che siamo in una classe di merito di 5, quindi molto buona rispetto a quello che è il massimo, che è classe 6. Le variazioni ci sono state, perché il 25%
del territorio è cambiato perché ci sono state costruite delle infrastrutture, perché si sono ampliati quelli che erano i centri storici. Quando andiamo a fare il calcolo dell'integrità, nella fattispecie del nostro progetto che mirava quello che era il reticolo idrografico, siamo andati a prendere appunto le cartografie, come abbiamo detto, del 54 e del 2013, e da lì è venuto fuori qual è stata la variazione in questi 60 anni. E abbiamo visto che, per esempio, sulla zona presa di riferimento di Monte San Savino abbiamo avuto dal 54 al 2013 una diminuzione di densità da 316 a 240 metri lineari ettaro, e poi sull'altra slide, per esempio, vediamo la zona invece di Monte Pulciano, dove appunto abbiamo avuto una diminuzione da 285 metri lineari ettaro a 215. Quindi è stato fatto uno studio, oltre che storico, antropologico, anche dal punto di vista del paesaggio, molto molto interessante. Molto interessante per due motivi: primo, perché è andato a buon fine, ma soprattutto perché abbiamo raccolto talmente tanti dati che possono servire anche per studi futuri o per programmazioni future. Durante il nostro studio abbiamo fatto anche tutta una serie di documentazioni fotografiche, appunto, che sono state legate al dossier, a dimostrazione anche delle opere idrauliche particolari, come qui per esempio vediamo due aspetti: un manufatto in muratura su un canale di seconda raccolta, e poi per esempio vediamo anche sulla parte sinistra dello schermo una fila di piante che era caratteristica appunto delle piante che erano a ridosso del confine, dove vi era le fossette di scolo dei appezzamenti, che erano appunto il reticolo secondario. Anche qua abbiamo un altro particolare di questi fossi. Perché? Perché la Val di Chiana ha anche una sistemazione idraulica particolare, riportata in tutti i manuali. Il manuale più importante di agronomia era il REDA, e appunto quando parla delle sistemazioni idrauliche, parla appunto della sistemazione a poggi e rivali, appunto, che era caratteristica della Val di Chiana. Quindi la nostra integranza, la nostra invarianza è limitata e la nostra integrità è molto elevata, anche se, ripeto, ci sono delle strutture fatte negli anni 70-80 che hanno modificato, però non hanno inciso su quella che è stata l'area, o hanno inciso relativamente su quella che è stata l'area portata in candidatura. Bene, allora a questo punto, Ale, se sei d'accordo, io non ho altre domande per i nostri ospiti, non so se tu ce le hai. Ma abbiamo parlato di prospettive future, secondo me abbiamo citato alcuni progetti di cui probabilmente parleremo maggiormente in futuro. Però appunto, se magari ci volete raccontare di quello che può essere, quello che vedete come prospettiva futura, sia di questo progetto sia del nostro territorio in breve, tenendo conto comunque del periodo di difficoltà che stiamo vivendo, quindi probabilmente non saranno progetti a breve termine, ma a medio e lungo termine, come vi immaginate la Val di Chiana toscana tra 10 anni? Ma allora, diciamo che io come la sogno fra 10 anni, è più corretto. Spero che tutti questi progetti l'abbiano portata a renderla ancora più bella di quella che è, ancora più integra di quello che è adesso, e che servano veramente però per tornare ad essere, anche da un punto di vista economico, competitivi. La nostra è una vocazione agricola e su quella dobbiamo puntare. Però dobbiamo anche pensare che da un punto di vista economico deve essere sostenibile per gli agricoltori e produttivo la sostenibilità economica per i loro prodotti. Tutto questo su questo dobbiamo lavorare. Credo che anche col progetto della comunità del cibo siamo andati lì, proprio perché abbiamo raccolto e sentito la difficoltà del mondo dell'agricoltura di questo periodo, che sarà ancora maggiore se non, che sarebbe stata ancora maggiore se non intervenissimo. Quindi io spero veramente
che questo porti a risolvere alcune problematiche, che si possa lavorare tutti insieme per risolvere degli importanti problemi che ci sono, perché noi abbiamo una grossa produttività, uno per tutto, per esempio la distribuzione dei nostri prodotti, in quanto la famosa, noi parliamo di chilometro zero, di filiera corta, poi le nostre mele non si sa dove finiscono prima a caso mai di ritornare sulla nostra tavola. Ecco, insomma, si è detto mille volte, vorrei che come l'aglione io possa andare a prenderlo dal produttore dietro casa e portarlo sulla mia tavola, vorrei anche la susina mascina di Monteporciano, oppure la mela rugginosa o da altri prodotti, o lo stesso pomodoro della Valdichiana, poterlo vedere trasformato, lavorato e distribuito nella nostra località. Naturalmente questo porterebbe ad una sostenibilità economica maggiore, quella a cui auspichiamo tutti. E dall'altro spero che tutti quanti i progetti che riguardano scorie nucleari, biomasse e altre cose, insomma, vadano a spostarsi altrove parecchio lontano, insomma, secondo me. Spero che si vada, però, perché tutto questo non deve far pensare che non si ha bisogno di energia, se ne ha bisogno anche in Valdichiana. Dobbiamo avere la forza però di trovare le energie rinnovabili in quella famosa cultura green che prima di tutti dobbiamo portare avanti. Stefano, cosa ci dici? Come sogni la Valdichiana tra 10 anni? Ma come la sogno? Io sarei contento che rimanesse come è, dal punto di vista paesaggistico, e si implementino quelle che sono le relazioni. Io credo che il progetto della comunità del cibo della Valdichiana sia uno dei più grossi progetti degli ultimi 20 anni. L'ho sempre detto, sono preso come un pazzo quando lo dico, però ritengo che questo tipo di aggregazione sarà vincente per il futuro, nel medio, nel breve e anche nel lungo termine. Nel breve termine ci sarà da lavorare subito per dare delle risposte immediate agli agricoltori che hanno avuto problemi dal punto di vista della sostenibilità economica. Nel breve periodo il programma è quello di consolidare quelle che sono le relazioni tra la parte politica, la parte amministrativa, la parte della governance con il mondo delle associazioni e soprattutto con gli imprenditori privati che sono sul territorio. Nel breve periodo penso ad azioni che possano anche prevedere un minimo di riconversione, non verso solo prodotti di nicchia, perché quelli lì poi sono prodotti di nicchia e quindi non potranno dare la sostenibilità economica, però con una diversificazione appunto dell'agricoltura. Nel medio comincio a vedere, non lo so, qualcosa di trasformazione, perché ormai è dimostrato che le filiere sono quelle che portano maggiore reddito ai vari attori. Vedo anche un sistema di commercializzazione diverso, coniugando probabilmente quelle che possono essere piattaforme fisiche con piattaforme digitali. Nel lungo termine vedo una progettazione di sviluppo fatta da 11 comuni. Noi abbiamo perso troppo tempo a pensare ognuno al proprio campanile. Io credo che ora sia arrivato il momento di vedere la Valdichiana come un unicum e decidere lo sviluppo di ogni area, di ogni zona. Allora, ci saranno quelle vocate più al turismo storico, a quelle che invece saranno più vocate all'agricoltura, quale la viticoltura, l'olivicoltura, alla coltivazione di pianura. Ecco, io nel lungo periodo mi piacerebbe pensare a una confederazione, tra virgolette, di comuni che vadano tutti per uno sviluppo di un'area che vede 40.000 ettari di terra e 160.000 abitanti. Sarebbe bello poter avere l'unione dei comuni della Valdichiana Toscana, magari, no? E sentir superare quella aretina esenese vicino a Valdichiana. Dal punto di vista tecnico credo che grossi problemi non ce ne siano, dal punto di vista politico dipende da voi. La parte tecnica per fare questo ce l'abbiamo, dipende dalla parte politica. Allora, io ci sono, sono più piccola. Con questo impegno, prendiamocelo come impegno, salutiamo i nostri ospiti, la sindaca di Lucignano Roberta Casini e il dottor Stefano Biagiotti per essere stati qua con noi questa sera e per aver
messo anche le basi per progetti un po' più lungimiranti, diciamo così, insomma.